Ovviamente domani inizieremo a capire cosa ci aspetta durante l'anno. L'abbiamo detto anche la settimana scorsa. Sicuramente siamo stati bravi noi a non fare mai entrare in partita Lentella, però naturalmente aveva un organico talmente ridotto che non ci ha impensierito. Quindi non dobbiamo pensare che la Serie B sia quella, però partire comunque dalla prestazione di domenica scorsa, dalla mentalità, dall'intensità che abbiamo messo, sapendo che affrontiamo una bella squadra che ha qualità, organizzazione, allenata da un grande allenatore, quindi ci sarà lo stadio pieno e quindi inizieremo ad assaggiare un po' quale sarà il clima, soprattutto in trasferta in questo campionato. Siamo tutti disponibili, sono arrivate anche in transfer di Del Fabbro e Munari, quindi in questo momento ho tutto l'organico a disposizione tranne Cerpitelli, quindi mi posso ritenere anche soddisfatto sotto questo aspetto perché tutti stanno lavorando con impegno, con entusiasmo e per me questo è bello. Gianni è normale che non ha potuto fare la prima parte di preparazione con noi, anche se si era allenato comunque con un preparatore, però non è mai la stessa cosa, è normale che è da più di 10 giorni che lavora in gruppo ed è a un buon punto. Naturalmente non è alla pari degli altri, abbiamo comunque ancora un 20-25 giorni davanti per potergli fare mettere minutaggio nelle gambe per poter arrivare più o meno come gli altri compagni in organico. Sinceramente adesso vedo tutte cose positive. Vedo l'entusiasmo, la carica, la motivazione con cui questi ragazzi ogni giorno affrontano gli allenamenti, la disponibilità nel fare le cose che io chiedo. E per me è un piacere proporre cose sempre nuove perché vedo che le mettono subito in pratica, al di là della qualità tecnica, e quindi mi permette di poter subito vedere in modo tangibile le cose che propongo, ma proprio la disponibilità e la voglia di mettere in pratica le mie idee calcistiche. Dal primo giorno, ripeto, non c'è stato un solo giorno che io mi abbia dovuto comunque ridire qualcosa. È normale che dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della tenuta fisica, della brillantezza, ma è normale che a questo punto del campionato non siamo al 100%. E quindi, però in ogni gara dobbiamo fare una piccola crescita e domani naturalmente mi aspetto questo, soprattutto mi aspetto che la squadra possa, cioè la mia curiosità è vedere come la squadra reagisca a momenti di difficoltà che domani inizieremo sicuramente ad affrontare. Ho letto in settimana un po' di notizie e sinceramente mi hanno colto di sorpresa, nel senso che al di là degli aspetti strettamente contrattuali che naturalmente riguardano Farias e il giocatore, il ragazzo si è sempre allenato benissimo, non era assolutamente scontento domenica scorsa, naturalmente. A tutti non fa piacere giocare, però il suo comportamento è entrato un quarto d'ora, non è facile poi entrare subito in partita in un momento del campionato dove le gambe non sono brillanti e quindi magari ci vuole un po' di tempo per entrare in gara. Però lui non ha manifestato in questi giorni il minimo accenno al nervosismo, anzi, gli ho fatto i complimenti proprio per come si allena, per come sta cercando di interpretare il ruolo. E naturalmente poi ci sono altre cose contrattuali che riguardano la società e lui e non io cerco di valutare il giocatore quando si allena. E poi tutti i giocatori sanno che quest'anno per vincere il campionato c'è bisogno di un organico forte e quindi, come ho detto anche qualche tempo fa, ho voluto in ogni ruolo due giocatori bravi, quindi ci sta che uno gioca e un altro subentra o magari gioca in un altro momento. Quindi i ragazzi sono già mentalizzati in questo, quindi non pensate che magari qualcuno sia scontento. È normale che nessuno fa piacere a non giocare, però
per come si allenano, hanno capito lo spirito e poi, ripeto, tutti potranno dire la loro, avere la possibilità di poter dare il loro grande contributo. Si è allenato regolarmente, però ripeto, è un ragazzo che naturalmente non ha l'esperienza per poter gestire questi momenti, però rispetto alla settimana scorsa ha avuto una settimana di allenamento, diciamo, tra virgolette, normale. Ha alternato un po' di però si è allenato bene, non ho niente da dire sotto questo aspetto, però si vede che il ragazzo non è ancora sereno al 100%. No, più che preoccuparmi mi dispiace perché avrebbe potuto essere dal primo giorno di ritiro in una condizione migliore, quindi non perdere questo momento particolare, delicato e importantissimo della stagione. Purtroppo si è portato dietro un acciacco, un residuo dell'anno scorso e stiamo cercando di venire a capo un po' alla situazione, anche se in questa settimana l'ho visto allenarsi con una certa intensità, quindi sta sentendo un po' meno fastidi e vediamo un po' di poterlo recuperare in prima possibile, perché per noi è un giocatore molto importante. Abbiamo ancora questi 25 giorni per valutare appieno e queste gare, perché abbiamo comunque questa col Trapani, abbiamo questa con l'Amburgo, avremo altre amichevoli che cercheremo di organizzare proprio per avere un quadro completo della situazione e per avere delle verifiche sempre più importanti per valutare al meglio l'organico che ho a disposizione. Ripeto, credo che siamo quasi a posto così, però il calcio ci ha insegnato che tutto cambia rapidamente e che a volte alcune valutazioni vengono sovvertite magari da alcuni risultati, da alcune situazioni, anche da situazioni di mercato che subentrano improvvisamente sia in entrata che in uscita, quindi siamo sempre pronti e attenti a qualsiasi cosa, però ritengo l'organico abbastanza completo. Ieri i tre ragazzi li ho fatti praticamente riposare, quindi hanno fatto solo un lavoro defaticante, non tanto per l'impegno, perché Barella ha fatto 65 minuti, 60 Murru e un 25-30 Barrega, sì, Barrega Cragno 45, più che altro perché hanno dormito pochissimo, perché hanno finito, sono partiti, ci sono stati anche dei viaggi di 5-6 ore in pullman, quindi li ho fatti recuperare completamente. Oggi ci sarà la rifinitura, quindi parlerò anche con loro e vedrò un attimino com'è la loro condizione fisica. E per quanto riguarda domani, sto valutando un po' di opzioni, quindi non ho ancora deciso sinceramente come affrontare domani la gara, se cambiare qualcosa o confermare gli 11 di domenica. Siccome, ripeto, un organico importante, quindi è normale che ci sono due giocatori importanti per ogni ruolo, domani decido se cambiare qualcosa o per questa gara continuare sugli 11 che sono scesi in campo domenica. Allora, Capello è un giovane interessantissimo, mi ha favorevolmente impressionato in questa prima parte di stagione, che è un giocatore che sa giocare a calcio, si sacrifica molto per la squadra, vede la porta, velocemente ha imparato determinati meccanismi, è indubbio che con l'arrivo di Cherry gli spazi si restringono e siccome è un ragazzo giovanissimo del 95 credo che sia giusto trovargli la possibilità di poter andare a giocare, perché a quell'età bisogna giocare, non bisogna fare panchina. Ma naturalmente non posso fare un paragone con l'anno scorso perché non ho seguito direttamente. Quello che posso dire in questi primi ormai 30 giorni è di vedere una squadra con un forte carattere, una squadra determinata che ha capito subito qual era il mio modo di intendere il calcio, ma soprattutto ho cercato di far capire subito quali sono le cose che andremo ad affrontare, quali sono i pericoli,
che in ogni gara andremo ad affrontare. Quindi c'è bisogno di avere una squadra, un organico di grandissimo carattere e con grandissima personalità, perché credo che il carattere poi debba associarsi alla personalità, perché nei momenti particolari, nei momenti diciamo anche difficili di una gara, è lì che viene fuori la, il carattere e la personalità di una squadra, per cercare di limitare i danni, di far passare la cosiddetta bufera e poi di riprendere il cammino della partita. Quindi da questo punto di vista, ripeto, la squadra mi ha fatto un'ottima impressione. È normale che queste partite ci servono proprio per valutarle poi appieno. Ripeto, ho sempre cercato subito di far capire alla squadra che per me non esistono amichevoli, quindi anche dal punto di vista mentale ho cercato di avere delle prestazioni comunque sotto l'aspetto mentale, come se fossero partite vere, come se uno... ho preteso che andassero a 100 all'ora, ma sotto l'aspetto mentale, sapendo che naturalmente sotto l'aspetto fisico questo non lo possiamo fare in questo momento, ma lo faremo al momento opportuno. Però credo che la predisposizione mentale sia fondamentale, quindi è quello che chiedo in queste gare, l'essere pronti mentalmente a reagire a tutto quello che andremo ad incontrare in tutte le fasi della gara, sapendo che magari in determinati momenti ci possa arrivare con un attimo di ritardo dal punto di vista fisico, però magari ci sono arrivato prima dal punto di vista mentale.